La Sicilia riserva sempre sorprese straordinarie, il Giro d'Italia riserva sempre sorprese straordinarie. Questa bella signora vicino a me si chiama Cannavò, Marina Cannavò, ed è nipote di Candido Cannavò. Per tanti anni, quasi 20, direttore della Gazzetta dello Sport e papà, letteralmente papà, del momento più glorioso del Giro d'Italia. Come mai qui? Io sono qui perché sono affezionata al Giro, ovviamente per ovvi motivi, no? Anche da piccola andavamo, tanti anni fa c'era stato anche il passaggio da Catania e zio Candido, mi ricordo, mi diede il pass, no? Quindi per affezione sicuramente coinvolge tutti i paesi italiani e sicuramente oggi con un po' di nostalgia, perché ricordo mio zio chiaramente che seguivamo tutti, c'è mio papà proprio qui a Pedara che vive in questo momento con noi, che ha ancora un fratello in vita e sta guardando in questo momento, seguirà dalla televisione il Giro, e abitiamo qua in questa bellissima terra che zio Candido amava tantissimo, nonostante la sua permanenza a Milano e la sua carriera insomma come giornalista sportivo ormai tanto leggendaria. Leggendario. Zio Candido aveva 3 figli che coltivano ancora la sua memoria, ma ne aveva un quarto che continua a coltivarla anche in questa sede, cioè il Giro d'Italia. Sicuramente lui, il Giro d'Italia era il suo amore, nel suo studio lui aveva la foto dietro di Coppi, questo è rimasto mitico, ci sono le sue foto nel suo studio alla Gazzetta, e poi un po' tutti, anche i miei genitori seguivano il Giro d'Italia, mia mamma ha una bellissima foto da piccola con il nonno che è in Puglia, era vicino a Bartali, insomma il Giro fa parte della nostra storia, quindi coinvolge tutti, anche penso i non sportivi, perché è la storia d'Italia. Lo slogan del Giro è entra nel Giro, immagino che emozione sia per lei entrare nel Giro, forse immagina di vedere zio Candido oltre quelle barriere. Ah, senz'altro, veramente averlo qui sarebbe ancora bellissimo, noi tutti lo ricordiamo con affetto personale, ma anche insomma come uomo sportivo e di gran cuore, i suoi articoli, io penso ora c'è anche un'esibizione a Catania del Giro, credo in biblioteca dell'Università di Catania, dove sono presenti i suoi articoli, molto, sempre molto belli, dove il lato umano sempre prevale anche. Grazie a Marina Cannavò abbiamo ricordato, per quanto mi riguarda, un grande collega e un amico, ma vi posso assicurare un galantuomo, Candido Cannavò. Grazie, grazie.